Allora, sono le 12:34, mezzanotte e 34 del 24 aprile 2018. Cazzo. E adesso vi consiglieremo cosa comprare e cosa si resella bene al prossimo drop Supreme per Hellraiser che esce questo giovedì. Domani abbiamo pure l'aereo per Parigi, quindi ci sbrigheremo, è un video molto improvvisato. Quindi, allora, ci siamo confrontati. Allora, la giacca, questa qui, con tutti i teschi, è una tovaglia. E lo stesso per i pantaloni. Probabilmente noi copiamo Parigi e lo usiamo per fare il picnic sugli Champs-Élysées. Esatto, sì, la prendiamo lì e poi la bruciamo. Ok. Ok, una cosa figa, secondo me, a parer mio, sono le tavole. Le tavole da skate sono troppo belle. Sono troppo fighe e secondo me si resellano pure bene, è un investimento per il futuro. Boh, quindi quelle, una, si potrebbe prendere. E poi cosa c'è? C'è la maschera da hockey, è spettacolare. La maschera da hockey è bellissima. Orrendo. No, è bellissima. Orrendo. Soprattutto secondo me per i collezionisti questa resell piotta una cifra. Cioè proprio si alza una marea che non hai idea proprio. Poi le t-shirt non sono male. No, le t-shirt le sono t-shirt male. Ci stanno perché però per una persona che non sa neanche cos'è il Razer Cup Supreme così, cioè tutto fa brodo. Sì, nel senso, se volete resellarle le t-shirt potrebbero anche andare bene perché i prezzi sono i soliti, cioè non c'è ancora i prezzi, sono soliti 36, quindi 60, 50. Yes. Spedizione inclusa, queste si vendono a 100, vi fate un minimo di guadagno, ne prendete 2-3 e queste si vendono facile. Che dei soldi a mamma. Esatto. E lo stesso, tutte le t-shirt di questo drop si rivendono facile. Pantaloni sono belli, mi piacciono. Pantaloni quali? Questi, quelli corti? Questi qua, frate. Ah, questi qua del... Sono belli. Questi qua, ok. Dopo la serial killer. Sì, sono molto macabri. Però a resell non so questi quanto vadano. Però comunque non è male. Il Beanie non è stagione. Mr. Beanie. Cioè, carino dai, 6 su 10, che se ne so. La Udi? La Udi non è male, la Udi a me piace. La Udi è figa. Forse Cop. Sì, maybe Cop. Sì, non è male. Pure per il Resell questa secondo me va. Cioè, nel senso si potrebbe rivendere easy. Resell pure mangiato. Sì, shall. Mentre la Crewneck secondo, se è pesante non si vende. Cioè, siamo in estate, che cazzo fai un maglione? Boh, dipende com'è il tessuto, se è tipo Fresh Cherry. Esatto. O se è tipo questa qua che è leggera. No, questa... Questo qua non è leggero, frate. Questo qua è pesante. Questo qua è abbastanza pesante. No, è leggero. È abbastanza leggero. Per esempio, no... questa qua è più leggera. Sì, vabbè, comunque una cosa non troppo pesante per l'estate. La zip, io non metto zip, so, le zip questa qua. No, io le zip up le metto. Le metti? Te la metteresti? Io questa qua la prenderei. La prenderesti questa qua? Sì, ma cazzo mi frega. Però io non la consiglio da prezzo. Se volete resellarla, questa non la consiglierei. Però se volete per voi, sì. T-shirt sempre, sì, ci stanno, belle. Sono però sì. No, non sono male. Questa qui non è male. No, le t-shirt ci stanno, dai. Noi saremo a Parigi a prenderle probabilmente. Esatto. I pantaloncini corti sono fighi. Ciao. Meglio quelli del primo drop, quelli school, però non sono male. Ah, poi il keychain. Il keychain da finocchi. No, è carino. Ah, poi le giacche, queste qua. Ovviamente ragazzi, da finocchi, gender equality, Esatto, non... Non vi preoccupate. Queste qui non sono male, quella camo, quella sono camo. Sono belle. Fare vedere, sono simili a questa giacca qua camo. Non è male, è figa. Questa giacca qua camo. È simile a, guardate qua. 6 and a half hours later. Guarda. Sì, è figa. Sì, questa qua era Spring per Slayer, tempo fa che io ci avevo, solo che l'ho venduta. No, è figa. Sì, questa è... Delle cose così. Ora non abbiamo i prezzi di retail al momento. Dammi la droplist. No, non abbiamo ancora i prezzi di retail. Però orientativamente magliette 60. Sì, magliette 60. Poi cioè 40, Udi, poi 65, Udi andranno sui 150, 200. Bini andrà sui 50-60. La maschera Doggy 150. Ma dovete dire retail o sell? Retail. Non lo so, ma sì. Skate andrà sui 100, sì. 90-100. Pantaloncini corti, secondo me. Costano un sacco, secondo me i pantaloncini corti costano tipo 180, no, del genere. Poi l'ultima volta che sono andato allo store su prima a Londra, pantaloncini corti che c'erano costavano 150 euro. Appunto. Mentre la zip costerà 200, la zip è più, ci vuole, cioè è un'altra cosa. E quindi cosa consigliamo per riservare? T-shirt? Allora, io adesso iniziamo, facciamo un po', io sinceramente consiglio di prendere... Cioè se dovete prendete o la zip, le t-shirt. Secondo e quella è la camo, la io camo. Passerei, se non dovete passare prendete questi qua che è la zip up
E io prenderei i pantaloni però per tenerli. E la camo è bella. La camo sì, però sì, costa. Lo so. Poi ovviamente se avete un amico fanatico dell'hockey. Gli vendete questa cosa. E la ficcate per il culo sta qua. Boh, magari fa pendant con la felpa. Esatto, è vero, vai in giro con questa e ti arrestano. Per il resto, sì, t-shirt. Vai, la parola a te. Dimmi, secondo te? No, secondo me andranno molto, molto. Diciamo, non è uno dei migliori drop. Però le t-shirt si rivendono facile. La tavola è un bel pezzo anche da appendere. Io me la prendo per appenderla. Pantaloni, se volete fare una rapina. Ah, sì, ma se volete, tipo, boh, prendete uno straccio del sangue. Sì, fate Supreme per il riser. La zip up, sì, le t-shirt ci stanno. Il beanie non lo considero neanche. Il keychain, boh. Vabbè, e la camo io questa la consiglio assolutamente. Cioè a me piace un sacco questa qui. Quanto costa? Non si sa. Non si sa ancora quanto costa, però sì, probabilmente sui 250, 200, anche più. Questa roba qua, no, perciò io non la prenderei. Forse per il resell non è consigliata, però un bel pezzo da prendere per tenerselo non è male. Cioè. Adesso vi diciamo per un pochettino qual è la storia di Eraser. Sì, qual è la trama? Perché molte persone coppano, così almeno non vi fate undercover. Vi fate beccare. Che non siete poser. Esatto. Allora, perché in inglese ce l'hai il telefono? Perché sono gay. Allora, praticamente ci sono stereotipi, cioè film. Ci sono stereotipi che decidono di andare in una villetta, un film horror. E la casa è stato teatro di una torbida reazione tra Giulia e il cognato Frank. E durante il trasloco Harry, che era quello che si è spostato con la seconda moglie Giulia, si ferisce una mano e il sangue condotto a terra fa sì che Frank, che è imprigionato in una mostruosa condizione di disfacimento fisico causato dall'apertura di una misteriosa scatola, torni in vita. Vabbè, quindi, guardate il film, raga, un'ora e mezza. Non facciamo spoiler, non facciamo spoiler. Esatto, non diciamo il finale, però... è un figo il film, cioè non è male. Almeno adesso sapete che è un film. Esatto, il Riser è un film, non è... Il Riser è un film, non è una marca. Non è una marca. Esatto, qualunque cosa. E perciò, niente. Infine... Se dovete coppare, coppate. T-shirt, pantaloni quelli lunghi, zip up e la maschera da hockey. Per il resto, se volete qualcosa per voi, la camo o la tavola da appendere, comunque non è uno dei migliori drop. Cioè, se avete dei soldi tenuti da parte, aspettate un drop migliore, ci sarà Supreme Stone Island. C'è stato, sì. E manca manca Supreme Rolex, forse Supreme Dolce & Gabbana. Supreme Dolce & Gabbana. Supreme Stone Island, che fanno pure la release a Roma al negozio. E Supreme Lego, secondo me fanno qualcosa di carino. Supreme Burberry, forse, ora non mi ricordo. E per il resto no. Vedete su cosa dovete puntare? Goscia con Barbary. È vero, pure Goscia con Barbary. E ora vi terrò aggiornati su. Vi teniamo aggiornati su quello che portiamo a Parigi e. Sicuro, ora dopo farò. Fine Parigi faremo un video su tutti gli acquisti di Parigi. E poi proverò a fare un vlog in mezzo a Parigi. Bon, adesso è quasi l'una, noi dobbiamo dormire perché domani abbiamo l'aereo. O almeno questo. Giuro che non staremo a editare il video stranotte. Dobbiamo... No. Sì. Questo video lo vedrete mentre noi siamo in giro a Champs-Élysées a Parigi. Quindi nudi. Godetevelo, sì, a stuprare vecchie. Quindi godetevelo e non lo so, probabilmente giovedì venerdì uscirà un altro video. Scoparemo. Buonanotte, bella.